Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019. Allora ragazzi, l'ultima volta eravamo rimasti che avevamo fatto qualcosina, avevamo tagliato mi sembra i girasoli. Purtroppo ragazzi non mi sono potuto portare avanti perché ho avuto un po' di problemini. Dobbiamo dare il via a sto chaparat perché vediamo un attimino qua se riesce a arare il tutto. Glitch verde, c'è un glitch grafico, comunque non è un grosso problema. Facciamolo finire qua, intanto lui va avanti, perfetto, vedete è proprio un glitch grafico, non ho capito perché. Ok, andiamo a vedere la nostra mietitrebbia, l'ultima volta ero rimasto qua, perfetto, sta andando avanti. L'ultima volta è finita anche nel fosso, quindi è un po' incasinata la cosa. Qua stiamo tagliando la nostra colza, perfetto, così almeno finiamo qua e possiamo iniziare a ad arare anche questo pezzettino qua. Intanto diamo un attimo un'occhiata a questo, che dove è finito ragazzi? Provate a guardare dentro nel fosso, figuratevi se non andava nel fosso. Allora, io ragazzi sto pensando seriamente di fare dei giri, no? Ma non per altro, perché qui io non riesco a capire perché sto trattore si deve andare a incliccare dentro il fosso. Allora, girati tu, così. Perfetto, poi vabbè i pezzettini ragazzi lo faremo ancora. Diciamo che l'acqua non è che si veda proprio benissimo, perché rimane sto verde un po' tipo stagnante, schifoso e ok. Dobbiamo buttare a calce bianca qua forse, ragazzi, non mi ricordo più, vediamo un attimino, dobbiamo buttarla qua, no, aratura richiesta, quindi dobbiamo solo arare, perfetto, qua ci siamo, qui però sì, calce viva richiesta. Allora io direi di fare un'altra cosa, visto considerato che allora, abbiamo la nostra mietitrebbia che ha finito, facciamo in questa maniera, giriamo, andiamo a vuotare, andiamo a posare la nostra mietitrebbia e poi ragazzi incominciamo a dare il bianco, sì, la calce bianca su questo campo qua, così almeno poi abbiamo solo da arare e seminare. Allora intanto la mietitrebbia facciamo così, la infiliamo qua visto che abbiamo finito in retromarcia e gli diamo una bella lavata, visto che ci siamo gli diamo una bella lavata ona, quindi la nostra barra che fa schifo così. La nostra mietitrebbia che fa schifo lo sgiaglio, ok, perfetto, così poi una volta che abbiamo scusate, poi ci sono i miei vicini che stanno parlando, sicuramente sentirete le voci, non è un problema. Ci siamo, ok, mercoledì andiamo a posare la nostra mietitrebbia. Allora andiamo qua e andiamo
a posare subito, ho sbagliato la manovra. E come sempre, ragazzi, andiamo qui. Andiamo qua, così poi entriamo. E entriamo in retromarcia. Ok, perfetto. E abbiamo ritirato la nostra mititrebbia. Ok, allora tu, però tu non hai finito perché hai fatto un po' un lavoro fatto con il Buzzal Cool, quindi ti farò fare questo lavoro qua, così. Ditemi se si sente bene, se ragazzi, se no io... o alzo un po' o abbasso, perché oh, ma vai dritto, diamogli un attimo il colpetto qua dove ha tralasciato e poi andiamo subito a posizionare il nostro pistolino per fare, anzi facciamo una bella cosa ragazzi, perché se no, no, perché se no viene fuori un casino. Allora tiriamo su. Stavo pensando, ah no, forse l'avevo già cambiata. Fatemi vedere perché vorrei vedere un attimo una cosa. Perché non so se ho già cambiato la... Sì, l'ho già cambiata, perfetto. No, perché se no, ragazzi, diventa problematica la cosa. Diventa molto, molto problematica. Quindi dobbiamo solo vedere un attimino, perché sì, perché che se no era un po', scusate ragazzi se non ho alzato, ma va bene, non è un grosso problema, perché se no qua non finiamo più. Ok, vai avanti, perfetto, tiriamo avanti qui, facciamo solo sto pezzettino un attimino qua, quindi abbassiamo un attimino, facciamo così, alziamo un attimino, perfetto, andiamo a fare subito questo pezzettino qua, ok, così ci siamo, perfetto, ok, siamo, ok, e questo ci siamo. Adesso andiamo immediatamente a prendere questo trattore qui, però che salto ragazzi, non... sì, però non andiamo a spaccare il tutto. Allora qua entriamo. Ah! Troppo in là. Ok. Vediamo se riusciamo a entrare. Perfetto.
la corsa. Poi andremo a vendere tutto quello che c'è da vendere, ragazzi. Intanto incominciamo a scaricare qui. Stacchiamo qua, prendiamo la nostra sgnappola vivente per quanto riguarda la calce e andiamo a sbattere via la calce. Quindi tu stai pure qua e andiamo a prendere esatto, eccolo là. E questo qua. Abbiamo già anche della calce, quindi possiamo anche già incominciare a dargli la calce con quello. Perfetto, ci siamo. Questa inquadratura mi fa schifo. Ok, allora andiamo fuori di qua e andiamo a buttare subito immediatamente la calce su quel campo lì. Allora, nel campo di colza non dovrebbe volere la calce, quello no. Adesso andremo a vedere, ma sicuramente non vuole la calce. Ma perché di lì ha fatto metà e adesso è andato di là? Perché è andato a finire nella M. Oh, ragazzi miei, che due coyotes. Ma due coyotes. Allora, tu butta e vai. Non nel fosso, ma vai. Lui non è andato nel fosso, ma quasi praticamente, senza quasi, è entrato nel fosso. Non è riuscito a entrare e uscire. Ah. Andiamo qua. Facciamo così e rimettiamo giù lo schifezzo. Perfetto. E vai. Vai. Ragazzi, ha arato col culo, ma veramente col culo ha arato qua. Allora, adesso io ragazzi stavo pensando un'altra cosa. Di vendere questo aratro qui e andare a comprare questo aratro qua. Allora, andiamo in foto. Adesso vi faccio vedere. Dopodiché ragazzi stacchiamo. Intanto cominciamo a comprare qualche piccola cosuccia che ci serve, visto che abbiamo qua così di soldini, anche se poco, ok, no, così, perfetto. Allora andiamo a fare questo lavoro qua. Andiamo qua e andiamo a comprare l'aratro questo, che servono però 180 cavalli, ma il nostro Fiat è 185, quindi va bene. E andiamo su questo e lo vendiamo, ok, no, quindi non lo laviamo neanche. Perfetto. Adesso andiamo a prendere un attimo l'altro aratro. Così gli diamo subito un bel colpo qua e essendo che è un aratro da 6 metri, noi automaticamente dovremmo riuscire a farcela a fare il tutto. Quindi, figurati se non andava a infilarsi dentro nel fosso. Allora, questo ragazzi non è un aleggiatore, ma questo è un aratro. Ok? Questo è un aratro, non un aleggiatore. Allora si ripiega, come potete vedere, e possiamo andare. Intanto abbiamo la nostra officina lì poi per aggiustare, ma per il momento va bene così. Andiamo subito a mettere giù il bestiaccio e poi andiamo a vedere di tirare fuori quella schifo da là dentro perché è andato a infilarsi dentro quel buco, porco zio.
Allora, apriamo il nostro aratro, come vedete si apre e si richiude molto velocemente. Andiamo qua, così, e come potete vedere prende tutto sto pezzo. È 6 metri, ok? Quindi è un aratro molto buono, ok? Io direi di fare anche un pochettino più in qua, così, e così possiamo arare questo pezzo, sia questo che quello lì. Perfetto. Come potete vedere lascia i solchi come l'aratro, perché questo è un aratro. Ok? Queste sono terre che dovremmo poi mettere d'asciutto, quindi potremmo mettere ad esempio la colza, potremmo mettere per dire il frumento, potremmo mettere tutte le cose che a noi ci possono servire per gli animali, per dire, ok? Quindi può essere una cosa abbastanza fattibile, via. Ok, andiamo di qua, così, e andiamo a finire quel pezzettino che lo facciamo noi, ok? Sono le 6:17 minuti, quindi andiamo a vedere di fare il tutto, mettiamolo di qua, così copriamo un attimo queste due stronzataggini che ha fatto. Ci giriamo qua, scusate un attimo che mi giro un attimino per bene, e vadi, perfetto. Qui ragazzi c'è il solito problema di incomprensione, no, di collision che non esiste nei pilastri, nei pali, nelle piante, nel fosso, ragazzi, è sempre così. Sempre così. Ragazzi, tiriamoci su. Allora. Ah, sante creoline. Allora, facciamo così, poi lo facciamo dopo quel pezzettino di qua. Quel pezzettino di cacca lo facciamo dopo. Allora, mettiamoci qua, in mezzo, prima di fare delle stronzate. Ate, e vai. Perfetto. Intanto io mi faccio una piccola sigarettina. Anche perché erano le 6 ragazzi che non hai capito. Vedi di andare avanti fino alla fine, così e così. Poi chiudi qui. Adesso qua avevamo finito, andiamo avanti di qua, perché qua è stato fatto, ma lì no. Qua facciamo così. No, troppo in là. Troppo in là. Sicuramente sono andato a buttare la calce bianca. Anche là, perfetto. Sicuramente la calce bianca è stata buttata nel campo. Ma figuratevi! L'angolino lo dovevo fare. Anche là, vabbè. Gli darò un colpettino e poi gli darò con la calce bianca e boh. Allora, andiamo a posare per il momento questo trattore qui. Lo mettiamo un attimo qui. Andiamo a vedere il nostro trattore che si è andato a infilare dentro nel fosso un'altra volta,
Ah, ragazzi miei, proviamo a vedere se ce la facciamo andare su, giù di qui e su di là. Dai, che ce la fai perché ti rompo il sederotto. Ok. Ragazzi, qui è assurdo. Allora, facciamo una bella cosa. Guardate, guardate un attimo, perché se no qua, ragazzi, non ce la facciamo più. Andiamo qui, indietro, ok. Perfetto, e facciamo così e lui vedete che non va più nel fosso, perché se no non ce la caviamo più. Allora, andiamo indietro, perfetto, e vai. Adesso dovrebbe andare. Perfetto. Come potete vedere, ragazzi, con questo aratro qua ha praticamente quasi finito. È molto molto più comodo, molto più veloce perché comunque è più grande. Non ci va un trattore enorme per tirarlo perché bastano 180 cavalli e quindi direi che il nostro trattore Fiat è 185 perché ci sono le mod. Gli ho messo le mod, quindi è 185 cavalli, quindi ce la fa. È vero, 1300 non doveva essere potentissimo così, ma dovrebbe avere, mi sembra, 120 o 130 cavalli. No, forse 150, non di più. 150 mi sembra di cavalli. Però 180 non sono male, cioè alla fine diciamo che è quasi una normalità. Ragazzi, c'ho un ginocchio che mi fa male bestia. Ok, allora. Intanto che lui sta facendo qua, andiamo a vedere l'altro trattore che ha finito. Perfetto. Andiamo subito a dargli un colpetto là dove abbiamo lasciato giù il bianco. Qua che avevo buttato purtroppo un po' di calcio in bocca. Perché non ti sei passato? Perché? No, non si è passato. Ok, perfetto. Andiamo di là. Allora, ragazzi, dove è finito il trattore? Nel fosso. Perché tu sei entrato nel fosso? Io vorrei sapere perché devi entrare nel fosso. Io sta cosa non l'ho capita. Ragazzi, io non riesco a capirla, mi dispiace, però non ci riesco, è più forte di me. Non so perché il trattore deve entrare nel fosso. Allora, qui ragazzi, io devo stare leggermente più distante perché arrivati a un certo punto, purtroppo c'è del collision, quindi adesso andiamo a dare un'occhiata prima. Vai, 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 che non c'è collision, vai. Così almeno anche qua inizia e possiamo incominciare poi piano piano a seminare, che io vorrei seminare di là riso e di qua qualcos'altro. Vedete? Avete visto? Avete visto? C'è un collision, come potete vedere c'è del collision qua. Quindi non è normale perché non c'è niente, però purtroppo capitano queste piccole stronzatine. Ok? Allora io direi dargli via, qui ragazzi io devo per forza dargli via da qua, poi vedremo adesso, tanto sono sicuro che va nel fosso,
Io non so, gli ho arato quel pezzo di lì perché almeno così lui non andava dentro nel fosso e va dentro nel fosso lo stesso. Io non l'ho capito. Allora, purtroppo adesso vi devo dire questo. Sulle mappe, a me è capitato sulla Facebook, hai una possibilità di quantità di operai. Purtroppo non puoi utilizzare più di tre mezzi, no? Mi è capitato, non so per che motivo, tre o quattro, adesso non mi ricordo bene, qua si ferma, io non so perché qua sì, là no. Non ho capito perché. Deve fare un giro atomico, ok, io non ho capito, vabbè. Praticamente, se voi mettete un mezzo in più, vi dice che non potete. O fermate un mezzo e fate girare quello che vi serve per forza prima, o se no, dovete aspettare di finire almeno un lavoro. Mi è capitato questo. Adesso non so se questa cosa è stata poi aggiustata. Io metto continuamente sempre tre mezzi per volta, quindi non di più. Anche perché più mezzi per volta non riesci poi a stargli dietro, quindi è così. Adesso lui qua ha finito, meno male, perché veramente l'altro è andato nel fosso, come sempre è andato nel fosso, quindi lui dove va? No, non hai capito che tu devi far così e girare. Niente ragazzi, devo per forza arare metà campo prima, perché sennò questo qua non riesce a girarsi. Ok, bene, vai. Perfetto. Ok. Questo è andato nel fosso, quindi allora, devo fare per forza questa cosa qua. Quindi, andiamo qua. E accendiamo, mettiamo giù e andiamo. Ok, e qui ragazzi ci siamo. Perfetto, adesso andiamo a prendere questo e direi ragazzi di fare un'altra cosa, di girarci, vabbè, giriamoci anche dentro, tanto chi se ne frega, e andiamo a arare l'altro pezzo qua dietro. O facciamo prima questo, perché dobbiamo poi seminare il riso, ragazzi, quindi io quasi quasi faccio che fare prima questo. Facciamo che arare prima questo, così poi vediamo, ok, perfetto, vediamo un attimino come funziona, tanto so già che in fondo devo fare la stessa cosa perché sennò va nel fosso. Poi se ne salta un pezzettino, ragazzi, non è un grosso problema, cioè lo facciamo e boh, quindi quello non è un problema, eh. Vedete, salta quel pezzettino lì, ma non è un grosso problema. Quindi andiamo pure con calma, piano piano, facciamo quello che abbiamo da fare. Lui sicuramente no, si fermerà qua, perfetto, va bene, così lo facciamo dopo. Intanto facciamo così, tu vai pure e qua vediamo, no, perfetto, abbiamo solo da arare. Ok. Ragazzi, qua andiamo bene, perfetto. Oh, se fai così, fai un ottimo lavoro. Ok, questo si è fermato, io non so perché. Ah, ok, perfetto.
mi sa che devo dare un colpo anche lì, ragazzi, perché se no non ci riusciamo. Va bene, allora, ragazzi, facciamo una bella cosa. Io vi saluto qua, ok? Vi auguro una buona giornata, una buona serata, quello che è sera, quindi è quasi ora di andare a cena. Io vi saluto qua, ok? Mi raccomando, tanti bei pollicioni in su e condividete i miei video. Allora, ragazzi, vi volevo dire questo: se volete altre live e non vi hanno fatto proprio sgiaglio, schifo, quelle che ho fatto fino adesso, mettete un commento dicendo sì live, ok? E io farò altre live, perché vi dico la verità, ragazzi, mi raccomando, io adesso farò magari vedere, volevo vedere se farle oppure no, perché ho notato che comunque per il momento ho fatto due live e c'è due spettatori, quindi le live sono proprio, volevo vedere se farle, magari provare a farle dopo cena, ok? Vediamo un attimo, ok? Bene, ragazzi, facciamo una bella cosa, ci salutiamo qua, ok? Un grosso bacione e un abbraccio da vivo libero. Ciao ragazzi, al prossimo video.